convenzione con l'ASL per l'avvio del registro tumori, un'occasione importante perché tenere sotto controllo è sintomo comunque di un'attenzione verso la prevenzione e quindi facilitare eventuali cure. Ah, il registro tumori della provincia di Salerno è uno tra i più rinomati e puntuali per la tenuta dei dati. Quindi diciamo, il lavoro di oggi è frutto di una lunga tradizione di acquisizione dati importante. A questo registro è dato dignità anche prima una legge regionale e poi un decreto del presidente Caldoro che chiaramente nell'attribuire le competenze alla ASL ha riconosciuto il know-how che la provincia aveva acquisito e quindi ha stabilito che in questi primi anni dobbiamo proseguire con un protocollo d'intesa che abbiamo votato entrambe, la direzione generale e la giunta provinciale quindi di Salerno, e stamattina siamo qui per la firma di questo protocollo. Prevede un organismo comune, quindi con dei ruoli, chiaramente l'assessore, i dirigenti dell'ASL, un contatto costante, l'acquisizione dei dati per le neoplasie e poi la pubblicazione di volta in volta, quindi da noi si fa di anno in anno, le singole annualità. Prossimamente ci sarà l'annualità 2008-2009. Sì, il 24 settembre nella sala bottiglieri della provincia di Salerno presenteremo quest'ultimo volume e sarà importante perché tenere sotto controllo i dati serve anche a volte alle amministrazioni locali, lo dico per esperienza diretta, per non dico contrastare, ma comunque dare una corretta informazione, perché molte volte si genera allarmismo circa, non so, discariche sui territori, la comparsa di malattie particolari tumorali, quindi sempre neoplasie, la incidenza di alcuni fattori sempre ambientali sul territorio. Allora è chiaro che avere una stima dalla quale in linea di massimo, quindi poi analizzeremo i dati più nello specifico, si può evincere che l'agro-nocerino non è da considerarsi una pattumiera o quantomeno non ha un indice di tumoralità elevato rispetto a quello della regione Campania o diciamo dell'intera nazione, già è un dato che seppur ci deve far rimanere attenti, però ci deve comunque non essere, non far destare un allarme particolare. Questo fa intendere che probabilmente il 24 ci saranno anche delle sorprese positive. Credo di sì, però l'analisi è chiaramente un'analisi tecnica, e quindi sarà illustrata nelle sue dinamiche da persone che non solo che ci hanno lavorato, perché c'è un gruppo tecnico con a capo il dottore Cremon, ma anche col dipartimento dell'ASL, perché poi l'ASL nella sua riorganizzazione si è affidato a un dipartimento, credo che ci sarà non solo il manager, che stamattina siamo qui per la firma, ma la dottoressa Gaiazzo, che illustreranno quindi, credo, settore per settore, criticità e positività. Ma ciò che è importante è diffondere il dato, non solo far capire che questo è un dato veritiero, cioè scientifico, preso dalle cartelle cliniche e non altre, non interpretato, cioè non vi è una manipolazione soggettiva tale da indurre, non dico in errore, ma da poter facilitare una lettura di parte. Cioè la pubblica amministrazione non teme di dover diffondere dati negativi o dati positivi, però non c'è manipolazione, vi è un'acquisizione diretta delle notizie con metodo scientifico. Vi è l'AIRTUM, quindi l'Associazione Nazionale proprio del Registro Tumori, significa che la valenza di questo registro è riconosciuta a livello nazionale e pertanto i dati sono di tutto Dell'ASL, rispetto. che lavoro svolgerà? Beh, noi come soggetti appunto che erogano prestazioni sanitarie, in questo caso appunto per quanto riguarda quelle oncologiche, abbiamo una banca dati su tutto ciò che avviene appunto nella nostra provincia. Quindi prima di tutto abbiamo una ricognizione dei vari eventi, delle procedure, delle tipologie di patologie oncologiche che ci sono e quindi forniamo innanzitutto questo tipo di informazioni. Adesso fino ad oggi il nostro ruolo è stato prettamente questo, con un tavolo istituzionale al quale partecipavano appunto dei nostri funzionari per garantire questo flusso informativo e la provincia in qualche modo aveva il compito poi di elaborarli, di articolarli e di svilupparli e poi per produrre questo documento che sarà presentato poi la settimana prossima. Adesso cambia un pochino la procedura perché la funzione, come dire, più attiva sarà erogata appunto dall'ASL perché ci sono stati dei provvedimenti regionali che in tal senso appunto hanno deliberato e quindi in qualche modo per rafforzare appunto questa procedura, questa azione che fino ad oggi è stata molto fruttuosa perché appunto la provincia ha svolto un ruolo importante e il nostro registro tumori molto spesso viene portato ad esempio anche al di fuori appunto della regione Campania, bisogna dargli una garanzia di continuità perché ovviamente delle cose positive, dei lavori che hanno un successo devono essere mantenuti.
diritti e non si devono perdere per strada, e noi sicuramente garantiremo appunto questo tipo di prestazione. Quali sono i dati che al momento sono in possesso dell'ASL e della provincia? Sono rassicuranti o delineano tinte fosche? Ma guardi, allora innanzitutto non voglio dare delle anticipazioni perché sarà presentato appunto i dati la settimana prossima, quindi non sarebbe corretto. Quello che sicuramente è che quella famosa appunto diceria che si diceva appunto che noi soffriamo maggiormente, in realtà statisticamente c'è comunque un elemento comune a tutti i territori dove purtroppo questo tipo di patologie sono abbastanza diffusi, ma non ci sono dei punti particolarmente acuti rispetto ad altre zone, e quindi nell'occasione di presentazione appunto del registro tumori saranno rappresentati poi dagli esperti in maniera più opportuna questi fenomeni, quindi preferisco, come dire, non relazionare in merito. Il piano dell'emergenza che è stato deliberato venerdì scorso e lo presenteremo proprio per quelle cose. Un documento programmatico di rilevanza strategica, perché insieme all'atto aziendale in qualche modo continua a programmare quella che è la nuova sanità per la provincia di Salerno. Quali saranno?